Cari amiche e cari amici, ben ritrovati ancora una volta in uno di questi miei video quotidiani in questo lungo periodo di domiciliari, nel tentativo di farvi compagnia a vicenda, come sempre dico. Oggi è arrivato il turno di parlarvi del mio personaggio preferito, mentre sono in attesa dell'uscita fra domani e dopodomani, credo che riuscirò a recuperarlo, del nuovo album di Tex Will. Sapete che in questo periodo è il mio fumetto un po' preferito. Nell'attesa, dicevo, ho però acquistato il Tex Nuova Ristampa. Eccolo qua. Tex Nuova Ristampa. Siamo arrivati al numero 456. Il titolo dell'albo è Al di sopra della legge. Sapete che io sto cercando di recuperare l'intera collezione di Tex attraverso l'acquisto di questa serie, degli albi di questa serie, perché purtroppo anni fa, molti anni fa, inopinatamente vendetti l'intera collezione di Tex. E quindi adesso, errori di gioventù, vabbè, ci stanno. E quindi adesso sto cercando di recuperarla tutta con la serie Nuova Ristampa, che è quella che io preferisco, diciamo, tra tutte le ristampe possibili e immaginabili. Detto questo, siamo la prima sorpresa sgradita di questo numero di Tex Nuova Ristampa, purtroppo è stata una sorpresa già anticipata in qualche maniera nella rubrica dell'albo precedente del 455. È stata, dicevo, che all'interno dell'albo non c'è più la cartolina. Le belle cartoline che per 455 numeri hanno contraddistinto questa serie. Prima realizzate da Claudio Villa e poi da un altro dei miei idoli, cioè da Maurizio Dotti. Io, a me, questa assenza di, cioè, il fatto che abbiano tolto questa cartolina, veramente, guarda, mi ha lasciato un po' così, un po' perplesso, perché dopo 455 numeri, dopo che quella cartolina era proprio un marchio di fabbrica della serie, toglierla così, specialmente poi in un periodo come questo, mi è sembrata una cosa un pochettino, insomma, così, che a me non mi è piaciuta tanto questa decisione, però tant'è, evidentemente la casa editrice, scusate, avrà le sue ragioni che io però non condivido. Detto questo, veniamo ai crediti, diciamo, dell'albo in questione. Abbiamo a che fare con una storia scritta da Claudio Nizzi. Cioè, soggetto e sceneggiatore di Claudio Nizzi, uno dei migliori scrittori e sceneggiatori di Tex di sempre, e disegni abbiamo Victor de la Fuente, questo artista, diciamo, di livello internazionale. Ecco qua, il lettering di Marina Sanfelice, la copertina del maestro Claudio Villa, illustrazione a colori. Dice qua, attenzione, la cosa clamorosa è che qua continua a riportare, vedete? Ve lo faccio vedere, illustrazione a colori di Maurizio Dotti. Magari Sergio Bonelli editore, ma non si fanno queste cose. Qui scrivete illustrazione a colori di Maurizio Dotti, ma l'illustrazione a colori di Maurizio Dotti ce la sogniamo. Un pochettino, stavolta siete da bacchettare, perché secondo me non è corretta questa cosa. Mi dispiace, ma lo devo dire, con tutto il bene che voglio a Tex, però questa volta avete cannato. La mia umile opinione è questa. Quindi, comunque, veniamo alla storia. La storia, ripeto, il titolo è Al di sopra della legge, sempre col solo bel frontespizio di Gallepini, Gallep. E si parte subito con la rubrica Terre di Nessuno, scritta da Frediani, nella quale Frediani ci mette a conoscenza di un libro di Raffaella Milandri, Gli ultimi guerrieri, viaggio nelle riserve indiane. Io ho letto questa rubrica. Questo libro sembra abbastanza interessante perché tratta della cultura, della vita dei Lakota, i famosi Sioux, diciamo, quelli di Toro Seduto, quelli del film Balla coi lupi, insomma. Un libro abbastanza interessante.
Ma si parte subito con la prima tavola di De La Fuente, al di sopra della legge. Eccolo qua, ve la mostro. Questa è la prima tavola. Vi è mai capitato nella vita di aver subito un'ingiustizia da qualcuno e desiderarne addirittura desiderarne la morte? Perché magari la giustizia non ha fatto il suo corso e quella persona che vi ha fatto del male, insomma, se l'è passata un po' liscia. Una volta vidi un film, diciamo, che aveva questo soggetto, cioè questo tizio, guarda, non ricordo purtroppo attore, ma attore era famoso, però ne ho visti così tanti di film in vita mia, che non, tanti, alcuni non, li ho visti solo una volta, non mi ricordo. Praticamente lui si trova in un bar, è a contatto con un tizio, praticamente lo affronta, cioè inizia a discutere con lui e salta fuori, diciamo, tutto questo lungo dialogo. E perché lui aveva dei problemi e voleva, diciamo, in qualche maniera liberarsi di qualcuno. E quel tizio lì praticamente lo fa. Ma poi praticamente succede un patatrac, perché lui era ubriaco, aveva detto una cosa così tanto per dire, però quello l'aveva messo veramente in esecuzione. Da lì comincia tutta la vicenda che porterà a una drammatica conclusione. Ma questo perché? Perché vi ho detto questo? Perché la storia in questione ha a che fare con un soggetto del genere, cioè praticamente abbiamo a che fare con un'organizzazione praticamente che commette proprio dei delitti, gravi delitti, in località San Francisco, perché la storia ambientale è una storia praticamente di quelle a sfondo, diciamo, urbano, le classiche storie di Tex ambientate a San Francisco. Quindi stavo dicendo, questa organizzazione che si macchia di commette dei delitti su ordinazione. Diciamo, spacciandosi per un'organizzazione moralista, un'organizzazione moralista, tant'è che uccide su richiesta a pagamento, ma se qualcuno non se lo può permettere, offre i propri servizi in maniera gratuita. Tutto questo per fare giustizia, per fare, a loro modo di dire, giustizia di quello che i tribunali non sono stati capaci di fare. Ecco. A questo punto il capo della polizia, Tom Devlin, famoso amico di Tex, diciamo, insospettito da una lunga sequela di omicidi che hanno tutti, diciamo, come soggetto dei personaggi che in qualche maniera si meritavano di morire, per modo di dire, comincia a sentire puzza di bruciato e ovviamente chiede aiuto a chi? A Tex e Carson, ovviamente, che sono quelli che tirano sempre fuori le castagne dal fuoco per quanto riguarda i loro amici che glielo chiedono. Quindi i nostri due parti si recano a San Francisco e da lì iniziano praticamente le loro indagini. Ovviamente Tex e Carson, specialmente Tex, vanno subito al sodo, non è che ci pensano due volte. E immediatamente, indagando già sull'ultimo caso, cioè l'omicidio di un uomo che è stato commissionato dalla moglie, praticamente, che aveva scoperto il tradimento, la moglie molto più ricca e lui più giovane, ma che ovviamente la tradiva, aveva una tresca con una ballerina in un hotel, la moglie lo scopre e praticamente commissiona l'omicidio in qualche maniera, cioè la vicenda è un po' più, si sviluppa, ma è un po' più complessa, ma io non posso stare qui a spiegarvi tutti i particolari. In sostanza è questo. Ma Tex e Carson, tac, subito, la individuano immediatamente, sanno già dove andare, hanno un sesto senso per scoprire, anche perché se devono interrogare qualcuno usano dei modi molto spicci, come tutti voi sapete. In poche parole, diciamo, la trama dell'albo è questa. E
Che Albo, che ovviamente non finisce in questo, la storia ovviamente non si conclude in quest'albo, ma continuerà nel prossimo. Il prossimo, che vi anticipo subito perché poi magari me lo dimentico, e che uscirà ovviamente a partire dal 15 maggio, avrà per titolo Catena di omicidi. Ecco qua, questo ve l'ho mosso immediatamente perché poi dopo magari mi passa di mente. A questo punto non posso fare altro che mostrarvi una serie di tavole della Fuente, come per esempio questa, quando si vede praticamente per la prima volta il tizio che è a capo dell'intera organizzazione, diciamo, criminale, o di giustizieri, come vengono praticamente definiti anche da Tom Devlin. Eccolo qua. E questo è uno dei clienti che va a commissionare un omicidio. Ovviamente nel momento dell'omicidio il cliente sarà in una posizione circondato da numerosi testimoni, in modo tale che non potrà mai essere accusato del delitto. Ecco, tanto per darvi un altro indizio. La storia, diciamo, è alquanto interessante. Vedremo gli sviluppi nel prossimo numero, perché qui siamo praticamente all'inizio delle indagini, anche se Tex ormai praticamente ha capito di che cosa si tratta. Ma ovviamente anche diciamo, l'organizzazione ha sgamato Tex e quindi sta cercando di correre ai ripari, eliminando, diciamo, alcuni tasselli che potrebbero far risalire Tex e Carson all'individuazione della setta dell'organizzazione dei membri dell'organizzazione stessa. Ecco, questo insomma, vi ho dato già fin troppi indizi, secondo me. Ecco qua, vi do ancora alcune vi faccio vedere ancora alcune tavole. Qui vediamo Tex e Carson a confronto con Tom Devlin, con il loro amico capo della polizia di San Francisco. Capitano Tom Devlin, un personaggio abbastanza, per quanto mi riguarda, abbastanza simpatico. A me è sempre risultato simpatico Devlin. Ecco qua. E qui vediamo qui Tex che inizia le indagini mostrando la foto della vedova disperata a un cocchiere di turno, perché si trovava all'esterno dell'hotel dove il marito si incontrava, aveva la tresca con la ballerina, per cercare di capire se quella vedova si era mai recata in zona. Ecco, Tex ne sa una più del diavolo. Ecco qui. Qui abbiamo ancora, vi faccio vedere altre tavole. Ecco qui, semplicemente per farvi rendere conto di quello che vi aspetta, insomma, comprando, acquistando quest'albo. Diciamo che la storia è abbastanza, come ripeto, abbastanza intrigante, insomma, anche se non è un qualcosa di nuovissimo per quanto riguarda, diciamo, le mie letture. Ecco, vi ho detto che è un soggetto cioè, che è stato usato anche a livello cinematografico, però diciamo ha un certo fascino, una storia di questo genere, insomma, urbana, con i due cowboys al solito che si aggirano per San Francisco, cominciano a cadere i primi omicidi, i primi delitti, insomma, i primi morti. Ecco, al solito quello che succede quando entri in azione Tex e Carson. Qui vediamo i nostri due eroi alle prese con la vedova. Con la vedova affranta. Ecco qui. Però, ragazzi, mi sa che vi ho già spoilerato troppo l'albo. Meglio non continuare con questi spoiler. Vi posso solo far vedere, non lo so, vi faccio vedere, ecco, ancora alcune tavole abbastanza significative, ma non posso andare oltre. Detto questo, cari amici, ecco, vi posso mostrare, insomma, per farla completa, diciamo, vi mostro la terza di copertina, dove potete vedere
questi due volumi che si possono recuperare in libreria, fumetteria, non so quando, oppure sullo shop online, almeno così è indicato qui, è in quarta, la quarta di copertina dove abbiamo diciamo la pubblicità, l'anticipazione no, perché è già uscito, diciamo, la pubblicità del Maxi Tex che si trova già in edicola da diverso tempo, del quale ho già fatto il video, se vi interessa potete andarlo a vedere, un video che ha avuto abbastanza successo, guardate. Credo che questo Maxi Tex abbia riscosso parecchio successo perché mi arriva voce che non si trova più nelle edicole, quindi cara Bonelli, no, ogni tanto. Però la cartolina di notte, ragazzi, le cartoline, è qui che ancora scrivete illustrazioni a colori di Maurizio Dotti, ma state un po' attenti, no? Detto questo, care amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurando un buon proseguimento di giornata e dando appuntamento a voi piacendo per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima!